Buon pomeriggio e bentrovati dal TG Cronac. Dunque, avete visto nei titoli del nostro telegiornale che domani arriverà il ministro dell'Interno Minniti, arriverà a Napoli per fare il punto dopo gli ultimi episodi di violenza giovanile e arriverà appunto in prefettura. Oggi tra l'altro ha parlato anche il sindaco De Magistris. Tra poco vedremo il servizio in arrivo da Napoli, ma andiamo adesso ad occuparci invece della vicenda del ragazzo di 18 anni che è stato ucciso a Crotone davanti agli occhi della madre e della fidanzata. Ad ucciderlo è stato un uomo di 56 anni con precedenti per spaccio e rapina. Alla base ci sarebbero dei dissidi con la famiglia, ma in particolare con la madre che da tempo è responsabile, gestisce un'associazione che si occupa delle donne in difficoltà. Ieri c'è stata una marcia in solidarietà a Crotone, che ha attraversato il centro della città, una marcia, dicevo, in solidarietà del diciottenne e in memoria soprattutto del ragazzo che è stato appunto ucciso. Ha salvato molte donne dalla strada e dalla droga, ma non è riuscita a salvare suo figlio. Katia Villirillo, 45 anni, fondatrice dell'associazione Libere Donne, ha assistito all'omicidio del figlio diciottenne, Giuseppe. Dopo aver ricevuto numerose minacce, aveva chiesto la protezione delle forze dell'ordine, poi di installare le telecamere di videosorveglianza nella zona e di ripristinare il numero verde della sua associazione. Ma nulla era stato fatto, era stata lasciata sola Katia. Non aveva dato molto peso alle ultime minacce, quelle di Salvatore Gerace, un pluripregiudicato che abita di fronte alla sede dell'associazione e che si sentiva spiato, in particolare dai figli di Katia. Quindi avevo paura che i miei figli, essendo piccoli, potessero, no, a qualcuno passare l'informazione di quando usciva lui per poterlo uccidere. E io mi mostrò la pistola che era sul lato destro del giubbotto. E io gli dissi di stare tranquillo perché io non ero Katia Villirillo in quel momento, presidente dell'associazione, ma ero Katia Villirillo con la mia famiglia. Non le ha creduto Gerace, che anche dopo essere uscito di cella aveva continuato a spacciare. Venerdì, quando ha visto arrivare all'associazione Giuseppe con una nuova moto, ha perso la testa, è sceso, ha fatto irruzione nella casa, ha cominciato a sparare fino a colpire in pieno petto il giovane. Forse ho pensato che... L'aveva tradita, che con i suoi soldi, della moto l'aveva venduto e quindi ha deciso nella sua mente malata di ucciderli, di togliergli la vita. Gerace, 57 anni, aveva finito di scontare 3 anni di carcere un paio di mesi fa. Dopo l'omicidio è tornato nel suo appartamento per poi scendere con delle stampelle. Ha detto di essere stato colpito alle gambe e che non riusciva a camminare. Sabato sera a Crotone migliaia di persone hanno partecipato a una fiaccolata in memoria di Giuseppe. Peppe vive, questo lo striscione che tanti suoi amici hanno sorretto durante la manifestazione. Il sindaco di Crotone ha proclamato il lutto cittadino e ha detto che il comune si farà carico anche delle esequie. L'associazione di Katia si trova in un quartiere difficile, ma la donna è convinta che Giuseppe non sia stato ucciso a causa della sua attività. Non è morto il Giuseppe, che era il figlio di Libere Donne. Perché non c'entra l'associazione in tutta questa tragedia. Muore Giuseppe, il figlio di Katia Villirillo, un ragazzo che era un buon ragazzo per chi lo conosceva, un ragazzo onesto che lavorava. Il Viminale, Ministero dell'Interno, ha reso noto il numero dei migranti che sono sbarcati in Italia nelle prime 2 settimane di gennaio, 841, il 64% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, in forte calo in particolare le persone arrivate dalla Libia. E a proposito della situazione dei migranti che si trovano nei campi libici, l'alto rappresentante per la politica estera europea, Mogherini, ha annunciato l'intenzione di evacuare 10.000 uomini entro febbraio in base ad un programma di collaborazione con l'Unione Africana e le Nazioni Unite. Ma come stiamo anche raccontando da giorni, c'è un'altra frontiera che preoccupa molto e non è meno pericolosa di quella del Mediterraneo, ed è quella alpina, la frontiera tra Italia e Francia. Ieri c'è stata una marcia di solidarietà per i migranti.
Hanno attraversato il confine tra la Francia e l'Italia da Claviera a Monginevro nella neve che qui è alta più di un metro, camminando a ritroso lungo il percorso che i migranti tentano di fare di notte, quando c'è meno rischio di essere fermati dalla gendarmerie, ma è più pericoloso per il freddo e perché i soccorsi in caso di difficoltà sono rallentati. Brisier, le frontiere, rompere i confini era scritto sui cartelli delle centinaia di persone che ieri hanno fatto questa marcia accanto alla pista da sci di fondo. Ormai la via dei Monti Piemontesi per raggiungere la Francia dall'Italia è tentata ogni giorno da decine di migranti, quasi tutti giovani ragazzi africani che non hanno mai visto la neve e arrivano qui vestiti in modo del tutto inadeguato. I pericoli sono il freddo e le valanghe. In queste zone ha nevicato tantissimo, il rischio valanghe è sul grado 4. La rete della solidarietà si è messa in moto, come dimostra il numero di persone arrivate ieri, NOTAV ma anche attivisti di associazioni francesi. Alla stazione di Bardonecchia, a pochi chilometri dal confine, già da tempo hanno appeso questi cartelli in tutte le lingue per fare capire a chi viene dall'altra parte del mondo che con la montagna non si scherza, si rischia di precipitare, ci si espone alle valanghe. La strada a piedi è quella del Colle della Scala, un trekking semplice d'estate ma che può essere molto rischioso d'inverno a 2000 metri con la neve alta. Prima di Natale sei nigeriani si erano persi in tute e scarpe da tennis, erano stati soccorsi ma si erano rifiutati di tornare indietro. Non va meglio per chi decide di seguire i binari del treno, un altro cartello in stazione avvisa di non seguirli a piedi, non c'è spazio in galleria, si rischia di venire travolti. In stazione è stata aperta una stanza riscaldata per dare ospitalità durante la notte, ci sono indumenti caldi ma sono pochi, mancano le scarpe ad esempio. Quando dal colle si arriva in pianura vicino a Nevache c'è il rischio di trovare la gendarmerie che riporta al punto di partenza in Italia. A Briançon c'è un ricovero aperto con l'aiuto delle guide alpine che monitorano la via. Non c'entra la politica di accoglienza, spiegano. Si deve dare aiuto a chiunque sia in difficoltà ad alta quota. Aggiungono che il Mediterraneo è diventato un cimitero, non deve diventarlo anche la montagna. Questa dunque è la situazione in montagna, al confine tra Italia e Francia. In Sicilia invece oggi un gruppo di migranti ha bloccato la strada che collega Agrigento con Sciacca. I migranti sono tutti richiedenti asilo politico, reclamavano a gran voce di lasciare un centro di accoglienza, il centro di accoglienza di Siculiana, e di essere trasferiti altrove. E polizia e carabinieri, dopo aver chiuso il tratto di strada e deviato la circolazione, sono riusciti a far rientrare la protesta. Dopo oltre 3 ore la statale è stata riaperta al traffico. Nella zona negli ultimi mesi si sono avuti molti sbarchi, cosiddetti fantasma, di migranti provenienti dalla Tunisia, soprattutto dalla Tunisia, che poi hanno fatto perdere subito le proprie tracce. E adesso parliamo di Napoli. Come vi dicevo in apertura, domani arriverà in prefettura il ministro dell'Interno per fare il punto sulla situazione e soprattutto su questi episodi di violenza giovanile degli ultimi giorni. L'ultimo c'è stato proprio ieri sera, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito, è stato insultato, gli hanno rotto il naso. Viviamo giorni difficili, questo è il commento del sindaco De Magistris, e possono essere affrontati soltanto se saremo uniti. Mentre questa mattina è tornato in classe nel suo liceo, lo ricorderete, Arturo, il ragazzo di 17 anni che è stato aggredito da una baby gang prima di Natale in via Foria. So che ci sono stati anche altri ragazzi, penso di essere solo uno di una lunga serie e purtroppo ce ne saranno altri ancora. Sono le prime parole di Arturo, il ragazzino preso di mira dal branco poco prima di Natale in via Foria a Napoli, che stamattina è tornato a scuola. Liceo Cuoco, c'erano i suoi compagni di classe ad aspettarlo. Non so nulla, sono buio totale e basta. Devo ringraziare te. Non lo so, vedi te. Ad accompagnarlo a scuola la mamma Maria Luisa Iavarone, che ha deciso di fondare un movimento per continuare la sua battaglia per la tutela dei minori. Sicuramente oggi è un bel giorno, una giornata importante, l'alba di un nuovo momento. Noi ci auguriamo che veramente questa sia l'inizio di una straordinaria normalità. E mentre Arturo, che era stato colpito senza motivo con 12 coltellate, di cui una alla gola che lo ha quasi ucciso, rientrava in classe, dall'altra parte della città poliziotti e carabinieri sono stati chiamati a indagare sull'ennesimo episodio di violenza da parte di giovanissimi nei confronti di un minorenne. Nella zona ospedaliera si è consumato un altro raid di una baby gang. È accaduto ieri sera, intorno alle 9:30, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito con insulti e poi un pugno in faccia. Si trovava davanti alla stazione della metropolitana Policlinico e è stato avvicinato da un gruppo di coetanei tra i 16 e i 18 anni che, dopo averlo insultato e averlo deriso in tutti i modi, sono passati ai fatti, calci, spintoni e schiaffi, e con un pugno in faccia che poi gli ha rotto il naso.
A Chiaiano in 10 denunciati dalla polizia per il pestaggio a Gaetano, il 15enne preso a botte senza motivo davanti alla stazione della metropolitana e al quale in ospedale è stata asportata la milza. Sul caso di Pomigliano d'Arco, i due ragazzini di 14 e 15 anni colpiti da una baby gang armata di catene, i carabinieri hanno identificato e denunciato un 15enne e un 13enne. Anche a Chiaia, quartiere Salotto della città, davanti al liceo Umberto, sabato pomeriggio, un ragazzino di 16 anni è stato bloccato da un gruppo di ragazzini di 10 e 12 anni vestiti tutti di nero e armati di coltello. Lo hanno minacciato per prendersi forse il cellulare e il ragazzo è riuscito a scappare. Pochi giorni prima ha denunciato la vittima, la stessa banda aveva rapinato dei suoi compagni minacciandoli con un coltello alla gola. Sull'escalation di violenza è stato convocato domani in prefettura a Napoli un vertice del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, al quale parteciperà anche il ministro dell'Interno Marco Minniti e i vertici nazionali delle forze dell'ordine. E a Torino 4 giovani torinesi sono stati derubati di tutto, persino delle giacche a vento, da una dozzina di ragazzi in pieno centro. Erano tutti ben vestiti, hanno agito con lucidità, hanno raccontato le vittime. Gli investigatori della questura sono già al lavoro per identificare la baby gang anche attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza. La banda potrebbe essere la stessa a cui appartiene un 17enne che venerdì scorso ha puntato una pistola a giocattolo contro la polizia. E la procura di Como ha chiesto il fallimento per insolvenza del casinò di Campione d'Italia, una enclave italiana in Svizzera dove una buona parte degli abitanti vive di gioco d'azzardo legalizzato. Però sempre meno persone si recavano a questo casinò e molti infatti preferiscono giocare in casa, giocare online oppure con le macchinette. Nell'ultimo anno ci sono stati 40.000 ingressi in meno. È piena la sala delle feste del casinò di Campione d'Italia. I cittadini, convocati in tutta fretta dal sindaco per comunicazioni urgenti, hanno risposto alla chiamata per sapere cosa sta succedendo al simbolo e motore economico della loro cittadina italiana, affacciata sul lago di Lugano, ma in territorio svizzero, proprio qui, nel cuore più ricco della ricca Europa. La casa da gioco rischia il fallimento. È stata la procura di Como a chiederlo al tribunale, perché la società che gestisce il casinò, di cui il comune socio unico, ha debiti per quasi 51 milioni di euro, un'esposizione enorme anche nei confronti delle banche. Era già noto dall'inizio dell'anno scorso che qualcosa non andava. A mettere la pulce nell'orecchio agli investigatori proprio il sindaco Salmo Iraghi, che quando era ancora consigliere di minoranza aveva denunciato la situazione. Il casinò era inadempiente verso l'amministrazione pubblica. I 700.000 euro che dovevano essere versati nelle casse comunali ogni 10 giorni non arrivavano da diversi mesi. Ad aprile 2016 il rimpasto del consiglio di amministrazione, poi appena Salmo Iraghi diventa sindaco, denuncia ancora una volta la situazione drammatica, con un debito di 106 milioni 800 mila franchi, quasi 90 milioni di euro. Dopo questo ennesimo allarme, la procura di Como manda a novembre la guardia di finanza al casinò. Dalle carte sequestrate si evidenzia un passivo di 89 milioni di euro e viene aperto un fascicolo per peculato. Bisogna capire come sia arrivata in questa situazione una casa da gioco di questo livello, con 700.000 visitatori all'anno, 400 dipendenti, il primo dei quattro casinò italiani che ad ottobre, ultimo dato raccolto del 2017, ha incassato oltre 75 milioni di euro, seguito da quello di Venezia, San Vincent e Sanremo. Si parla così di un commissariamento della società di gestione. Il casinò comunque rimane aperto, non si possono perdere gli incassi, perché qui arrivano da anni anche i pullman dei turisti cinesi, grandi giocatori. Dopo lo shopping a Milano, tutti a spendere a un'ora di auto dal Duomo. I dipendenti dicono gli incassi ci sono, ma i conti non tornano. Allora, prima di salutarvi c'è una ultima ora che riguarda una dichiarazione del candidato di centrodestra, candidato leghista del centrodestra alla presidenza della regione Lombardia, Attilio Fontana. Ieri a Radio Padania Fontana ha affermato la necessità di dare la priorità alla razza bianca parlando di immigrazione. Le sue parole precise erano queste: non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano, dobbiamo
dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate. E oggi c'è stata una sua precisazione, una sua dichiarazione, ha detto: è stato un lapsus, un errore espressivo, intendevo dire che dobbiamo riorganizzare un'accoglienza diversa che rispetti la nostra storia e la nostra società. Queste dunque le parole di Attilio Fontana, candidato leghista del centrodestra alla Regione Lombardia. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Adesso vi lascio a Tagadà, TG Cronache torna domani subito dopo il nostro telegiornale. Buona giornata a tutti voi.